Yu-Gi-Oh! A tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui per fare l'anteprima italiana, così ce la tiriamo un po'. Aspetta, aspetta, ecco. Il nuovo prodotto in lingua inglese. Photon Hypernova, dove nel pratico andremo a vedere le nuove carte che usciranno nel set Photon Hypernova, che uscirà da noi a febbraio. So che cosa? Non so niente. Non sappiamo cosa c'è qua dentro, non sappiamo i nomi, quindi le sbusteremo e faremo: oh, bella questo artwork che sembra una ruspa. Qui non ci sono le ruspe nuove, no? Qui... no? Non mi ricordo. Vabbè, vedremo insieme. Ci sono i Kashtira. Ah, è vero, l'Ixis quello forte. Sì, Arise si chiama. Non sappiamo niente. Però è bello e speriamo di trovare la Ultimate. Non so se è figurata, non so il pull. Che cazzo fai rumore con me? Detto questo, io procederei con l'opening. Prima di tutto però vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Magic Corner. Quindi se vi serve il prodotto sigillato o carte singole, trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. In più, se volete liberarvi di carte singole o anche il prodotto sigillato, perché compro anche quello, qua sotto in descrizione c'è Instagram, scrivetemi lì e nel caso ci si accorga. Detto questo, io procederei con l'unboxing. Allora, io sono abbastanza gasato, perché non so... Coltello, bisturi. Guarda. Dove cazzo l'hai messo? Vabbè, facciamo senza. Usa la penna. Cioè, io vorrei fare un plauso, che perché i prodotti OCG sono sigillati molto meglio dei nostri. Perché a loro non gliene frega un cazzo dell'ambiente. No, sono molto più tirati, non ci stanno i buchini. Guarda, te trovo anche... guarda. Ecco. Vai. Perché avevo già allentato la plastica. Adesso appena lo apri, comunque tiro fuori il pacchetto e lì dentro c'è la Ultimate. Lo sbutti alla fine. Guarda che però è proprio bello. Allora, i box che arrivano comprati dai negozi nostri, c'hanno tutti o pieghe o grinze sulla scatola. Questo è perfetto. A parte lì dove l'hai aperto, dove l'ho aperto malamente con la penna. È perfetto comunque. Sì. No, c'è il segno mio con la penna. Vediamo come sei fatto. Ah, è vero, qui c'è quello... tipo promo, com'è che funziona i pack? Non lo so! Non lo sapevi? Nei pack OCG c'è sempre sto pacchettino. No, questa è la fine! È questa! Ma questa che è? Ma si taglia? No, penso sia la promo! Non credo, è la promo? Piano allora, taglia! Oh! No, io ordinerò sempre i prodotti OCG. Per averli in OCG, cioè in sì, giapponese. Sì, perché non me ne frega niente dei pussacci, non me ne frega niente di questi. Si sbusta per il piacere di sbustare. Allora, la Ultimate è qui. Se c'è la Ultimate nel set. Se c'è, è lì. Poi guarda, questi sono proprio l'ambiente friendly. Perché li tagli così? E come cazzo li apri? Boh, come i pacchetti normali. Boh, bello. Bello. Dai. Dai, sono belle come carte. Questa no. Quella è la Bisactor. Dici? Eh sì, guarda. Può essere. Questa si chiama, già la so la traduzione, Abyssactor Lila. Ma quindi visto che... ma che bella! No, io non lo so, io ho detto a caso il nome. Ma è bellissima! Questa è molto bella, sì. Questa Secret secondo me rendeva un botto. Poi quando... ma apri... magari a me ci arriva Secret. Le rarità sono diverse. È vero. No? Poi ce lamenteremo quando busteremo la merda per quel set, ma... questa è stata acqua. No, questi è quelli ghiaccio giada? Boh. No, non è vero, è luce, non può essere ghiaccio, niente. Cazzate, Amazon, eh? Boh. Bella questa! È fighissima! No, tanta roba! La prima ultra, va bene? Non mi piace, non so che archetipo sia, non... Dai, aprine uno te. Come ti senti ad aprire un prodotto che viene da un altro continente? Oddio, ma non si aprono come i nostri, mi servono davvero le... È quello che ti ho detto io! Dove le forbici? Che professionalità, ma che cosa so. Questa me l'ha regalate il tipo che mi ha fatto scuola guida. Che ha regalato delle forbici. Sì, poi quando ho fatto l'esame mi ha detto non te lo mangeresti la patente, però fammi finta di niente. Prendila. Mermail per spada. Zanne d'acciaio. Zanne d'acciaio. Endymion fratello. Questo non è Sky Striker? No. No? No, non è Shion. No, forse mi sbaglio. Kite trappola. Ah, questo è il supporto. Cos'è? No, è il supporto Gitschki. Cazzo è Gitschki? L'archetipo che usciva nell'arsenale nascosto. Va bene. Si vede che hai ricominciato così un po' a caso. Sì. Prima già sei in forma. Beh. Guarda. Qui c'è una plastica dura che uccide i delfini. Belli però. Okay. Il signore delle mosche.
il Just Zanne d'acciaio, non lo so. Abyss Actor Link. Sì, c'hai ragione. Apri, vai. Dopo se ti vuoi portare a casa qualcosa. Oh! Tra le com- non vedevo l'ora di aprire il prodotto. Oh, ma ce la faccio? Non ce la faccio. Io intanto mi porto avanti con io. Sì, portata, se no non li finiamo più questi pacchetti di merda. Dai, oh, questo è quello che ci aspetterà a febbraio? Sì, sì. Oh, ce l'ho fatta. Attenzione. I nuovi supporti insetto. Questo si chiama... Insetto regina. Armatura di Brukido. Drago finale a 5 de- a 3 teste. A 5 teste meno 2. Era qualcosa. Questo è Barba Bianca Mermail. Questo è Abyss Actor. Perché lui è un Abyss Actor. Non so perché so così tanto dell'archetipo e fa cagare come archetipo. Questo che cazzo? Un golem? Ma è tipo. È tipo un. Un golem. Sì, ma è una fusione di che? Di un golem. Vabbè. Un curibo nuovo! Perché non sono mai abbastanza con Ami. Questo è. È quello di. Galattico. Mi sa più lui. Mi sa più lui. Mi sa che è forte poi, mi sa che c'ha un effetto carino. Dici? Secondo me galattico. Fa pesca 3 se c'hai un galattico sul terreno. Non credo sia un pesca 3. Cappuccetto rosso. Sì. Con 10 stelle. Quello non è Castrilla? No. No, non no. È vero, cazzate. Oh, il Castrilla! Oh, questo era, ecco. Questo lo conosco bene. E poi una rara. Ah, quindi se c'è la super sta... Cioè, le rare qua fighe sì. Stanno la penultima carta. Sì. Dai, intanto tocca a te. Abbiamo Castira Aquilone. Tigre che sarà forte da noi. Questo è vero, cosa, c'è un effetto del cazzo. Lo so. Tipo, mi ricordo. Peschi due. Psico... Bravo. Psicoraggio Demone Eterno. Quanti? Tutti. Quanti ce ne so? Almeno due. Questa che ne pensi? Questa è molto carina. Questa ci avrà anche 12 anni. Tocca a me. Oh, carta più bella del mondo. Carta più bella del mondo. Merluzzo. Bello, questo è... Come si chiama? Fenice sorvegliante elementale. Sì, Fenice sorvegliante elementale. Voi che lo avete visto lo sapete che cos'è. Questo è Scareclaw. Sì. Oh! Il Castira nuovo, forte. Quello che banna. Forte. Che da noi minimo costerà 40 certo, euro. Certo, noi ci stiamo esaltando per delle carte che volendo posso accartocciare, non vale niente, però va bene. No, però sono sicuro che da noi uscirà Secret e probabilmente costerà 40 euro. Però dai, sta andando bene come box, eh? Sì, diciamo. Allora, Psicoraggio, palla di luce luminosa. Psicoraggio, onda energetica. No, questo è Bestial. Bestial nuovo. Oscuro, signore. Bestial. E donnina carina. Questo è... Marincess. No, guardala. Tier. Carina, c'ha solo la seconda. Ma è una terreno? Sì. Ma hanno fatto due terreno? Per giocarci set rotation? Sì, una che nega gli effetti sul terreno dell'avversario, l'altra si fa attivare delle robe ma... di tier. Come hai fatto a capire la tecnica per aprirli? Mi perché c'è un buco in alto. Mi sento un ritardato, mi sto continuando a tagliare. Dai. Questo insieme. Vediamo chi sbusta meglio. Questo è un Castira. Sì, Castira. Anche questo. Bello questo! Coppia di A. No, questa la voglio. Va bene. Ho quelle stesse carte di merda. Super rara. È una Turia? Io non ho trovato la super, immagino di sì dall'artwork. Oh! Questo è il nuovo supporto. Oh no, è sempre lui. Cos'è? Il nuovo supporto no. Tripli o penso... l'artwork alternativo? Perché mi sembra. Non mi ricordo questa. Che... Michela vuole, assolutamente. Ma come si chiama? Aspetta. Aspetta. Questa è Naturia. È sì. Bellissimo. Bucephalus. Il secondo. Bucephalus. No, secondo me questo è nuovo. Questo subito fa da Michele. Cribri merda. No, assolutamente. Un altro curibo. Ci ho fatto aprirlo senza forbici. Coppia di assi. No, coppia of face, quindi è veramente coppia di assi. Questo è... non me lo ricordo. Sbalocchio. Sì. La tigre è forte da noi. Castira Aquilone. Sì, ne farà schifo, però. Armatura di Brukido. La super. Zombie X a caso. Sì. No, non supporto Plunder. Bello. Ma l'avevo letto. E se non sbaglio, l'unica roba sbagliata è che l'avevano fatto. È che. Che tipo, o che targettava. O che insomma. Cioè, non è un supporto che gli ha dato quella marcia in più di cui aveva bisogno. Allora, andiamo col prossimo. Oh, ma ancora non è uscita una secret, eh? Ma esistono i secret qua dentro? No.
Oh sì. Boh, penso di sì. Là, al terreno castira. Forte questa. Basta che non le sminti la roba dentro. Non le sminto, guarda. Ah, no. Perfette. Guarda, sia davanti. Mago Merlino. E questo è... Tenaglia d'acciaio. Sì. Cappuccetto rosso. Questo è il nuovo supporto insetto che fa, potenzialmente fa schifo, non so l'effetto. Ma è di quel mazzo di merda, come si chiama? No, questo non ti ricorda tanto l'artwork di quel vecchio drago che tipo non poteva attivare trappole in battle, il drago miraggio, tipo. No, io non ci vedo drago miraggio lì. Io tipo questo si chiama drago miraggio 2. Io ci vedo drago miraggio. Questo sarà un bestial. O no? No, questo è drago 5 teste meno 2, signor anziano, demone con la terza di seno, anche la quarta. E niente. Io ti ho trovato l'Xyz. Mi sa che a questo giro se fosse stata una gara. No, ma l'abbiamo fatto in parando. Il nuovo bestial. La carta bella. La carta bella. Palla di luce. Energetica. Questo è bestial. No, è Albatz. Sì. O bestial o Albatz. Ennesimo supporto inutile. Allora, tocca a me. Guarda come ti tiro fuori la secret, eh. Vai. Oh. Box scam. Siamo senza niente. Non posso neanche dare la colpa a Magic Corner che mi ha inviato il box sbagliato. Perché loro in OCG non c'hanno i pool garantiti come noi? Boh, forse. Che ne sai? Ho beccato box cam con Mono Secret, eh. Oh, qui ricordiamoci che c'è la Ultimate e la promo. Ma il Nintendo c'ha Pollusa Ulti, eh. Fierovecco, nuovo Kuribo. Qualcosa di psichico. Cos'è Castira? Boh. Un Megazord. Cos'è sta cosa? Vabbè. No, è un Galattico. Bestial e Oscuro Signore. Signor anziano, barba bianca. Carta forte. Oh! Oh! La secret? Sì, che secret del merda che questo c'hanno. Questo è... Idinomorfia, cos'è? Sì, credo di sì a sto punto. No, aspetta, è Albatz. È Albatz? Sì, c'è il caso di Albatz. Ah, è figa sta carta però. Così, cioè, non lo... E c'è Kit. Io non ho ancora ben capito la lore di Albatz. Neanche perché io. Non fai un video sulla lore di Albatz? Magari studi perché un pochettino. Ci metto tanto. A me non mi va di cercarla, quindi aspetterò un tuo video. Va bene. Coppia di S. Aquilone Castiro. Questo è il drago Elixir numero... Può essere. È numero qualcosa, se gioca in drago bianco. Per chi gioca a drago bianco. Posso, tocca a me. Andiamo. Guarda come ti tiro fuori le vere carte, quelle buone. Io t'ho già garantito la ultimate là, eh. Oh, super! Questo è figo, è un botto. No. Non credo. No. Che cazzo è allora? Oh! Cos'è? Non lo so. No, questo è tipo il drago... Quel drago Link. Sembra quel drago Link. Non mi sembra un drago Link. No, c'è un drago. Quello che sei perso. Questo è 9. Non lo posso dire. Dai, oh, sei lento o... Non ce la faccio più. Cappuccetto rosso. Oggi ho visto troppe carte. Onda energetica. Drago 5 teste. Proibizione. Talento. No, tattiche triple si chiama questo. Sì, sì. Tattiche triple. Carta che da noi ovviamente non sarà mai così. 100 euro l'una, ma sarà troppo forte. Questo sarà sicuramente ultra. Da noi. Questa sarà Secret. Questa è Secret al 100%. E anche quella Castira. Vi ricordo che questa carta fa... Sul mio market non la troverete. Aspetta. Momento curiosità. Ah? Se è come talento tattiche triple, se l'avversario attiva un effetto di un mostro durante la tua main, l'attivi e ti sercia qualsiasi magia normale. Quindi potenzialmente te vuoi serciare tattiche triple... Non è rapida la tattica triple. No, quindi tutte le magie normali le puoi searchare a gratis. Cioè, nel senso, troppo forte. Anche Dark Ruler No More, banalmente. Cazzo, tanta roba, questa è da tenere da parte. Così. In coreano... No, è giapponese, oh. E io becco tutte le... ancora il golem e... Questo è... Cazzo, questo chi è? Non mi viene. Anch'io non c'ho... Non è Swirl, no. Non lo so, è una cosa che ho già visto. Guardate, vi faccio vedere io come si sbusta. Uno. Due. Tre. Niente. Però questo è figa un po'. Questa è nuova. Cioè non l'avevamo mai aperta. Però è bella, dai. Loro c'hanno le short print, no? O sì? Boh, sì. Comunque non vorrei dire, ma la TTT nuova ne è uscita una in un box, ed è rara. Quindi è come Magnamut. Che palle, da noi sarà una merda, io sono sicuro. Perché è una carta troppo buona. Oh, ho visto un bordo incredibile. Davvero? Sì. Aspetta. E non era questa, eh. Era un bordo veramente incredibile. Apro dopo. Cazzo è? Che è?
È la collector? Prisma qualcosa? No, è... Pare che bella, pare che sia tipo... Pare ruvidina, è ruvidina. Sarà tipo una collector. Figa. No, è la loro prisma, cazzo. Quella che ne esce una case. Cazzo, sono molto più belle le loro prisma però, eh. Cioè, sono molto contento, sì, per te, ma sono molto più belle le loro prisma. No, non ci credo. Le cagà in confronto, sleeve. È ripagato il box. Non so se vale qualcosa. No, vabbè, dai. Non mi demoralizzare subito, no, dopo che ho sbustato la carta bella. No, ragazzi, no, a parte che è bellissima. È pazzesca, sì, pazzesca. Allora forse mi sa che non c'è l'ultimate, mi sa che quel pacchetto è un pacchetto del merda. Mago Merlino, Firobecco, armatura di Brukido, una trappola X e la terreno tier. No, io... 20 pacchetti? Sì. Ah, manca... Dai, ti do l'onore di aprire il pacchetto dove c'è la ulti. Non è voglio aprire la promo. Va bene, dai, apri la promo. È una carta sola? Sì. È tanto, è una promo, non è che te doveva dare di più. Niente. Niente, apri quello. Io intanto taglio la promo a metà. Ah, questo lo posso aprire così? No, fammi andare fuori. Allora, uno, due, tre. Non c'è niente. Dai. Abbiamo la promo adesso. Piano piano la promo. Aspetta, dall'altro verso, così. No, no, gira. Così non. Ah, ok. Non è ruvidina. Quindi sarà una carta di merda. Albaz, mi sa. Sì, quella è Ecclesia. Bella, molto bella. Tanta roba, ma quindi le promo non è assicurate. Non lo so come funzionino i. Aspetta, non metto a fuoco. Vabbè, ragazzi, da qua ve la faccio vedere. Guardate che bella. Non mi piace però di quello che. L'odore di queste, è molto più buono l'odore. Eh sì, sa di chimico. Questo sa di chimico. Dov'è l'ed? Che abbiamo sbustato, fammelo annusare. Oh, questo sa di carta, cazzo. Eh sì. Comunque bello, sono contento. Cioè, è stato proprio un bell'opening. Sì, hai trovato anche la secret. Raga, mi sa che non ci potremmo lamentare. A parte che abbiamo trovato la secret. E ci sta. Questa è sicuramente qualcosa in più della secret. Perché, cioè... Questa è il sostituto della secret. Secondo, sì, me questa è la loro prisma. Sì. Quindi una ogni case. E non lo sappiamo. È una ogni case. Oh, epico! Incredibile. Io ce lo scrivo sul titolo. Sì, abbiamo, sì, trovato la carta più costosa del set. E poi la promo che riesco a farvela vedere bene ed è incredibile. Io mi sa che prossima espansione la ricompro un set così, sì, per buttare i soldi. Tanto 45 euro spedito, cioè manco dicessi vado a spendere eoni. Poi... Anche da noi no, costa 45 spedito. Che schifo. Io manco se mi compro un case lo pago 45 spedito. Non voglio parlare, che schifo. Chiudi questo video. Oh, senza pensare poi che noi lei la beccheremo secret 100-100. Sì, vabbè, ma come anche l'altra carta. Quella vergognosa è TTT. Anzi, TT, che adesso, vabbè, sta nel mucchio. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero, come sempre, vi sia piaciuto. E fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di questo set, delle rarità di queste carte. E se effettivamente questa è una vera prisma. Perché nel caso, veramente, sono stato sculatissimo in un box. Dal video non rende, ma è tipo tutto arcobaleno nei lati. Sì. Ecco, aspetta. Sembra una nostra collector. Non renderà mai. Esatto, sembra una collector dai colori. Però è un set ufficiale, quindi molto deve essere una prisma. Molto più bella della collector, sicuramente. Sì, un pochino meglio. Ma anche se le collector non so mai un granché. Detto questo, ragazzi, statemi easy e noi ci vediamo mercoledì, sempre qua, con il podcast. Ciao a tutti.